mappamondo e qualche riflessione. Un caro saluto con l'augurio di buona vita a chi ha preso consapevolezza e a chi è in procinto di sollevare la benda con la quale ci hanno nascosto il meraviglioso Regno Piano, che ci ospita fin dal nostro primo documento, l'atto di nascita, che non abbiamo mai sottoscritto ma che ci ha marchiati come schiavi del sistema per tutta la vita. Come molti e molte sanno, ho deciso che non ha più senso pubblicare video sulla tematica della Terra piana perché di prove documentate ne trovate a bizzeffe semplicemente usando la copiosa pagina Indice Alfabetico. Molti avranno visto l'interessante video Il venditore di mappamondi, avranno compreso che le vendite venivano promosse spingendo più sull'orgoglio degli acquirenti, perché possedendone uno era motivo di far parte di un ceto migliore, di un ceto istruito, anziché sul fattore educativo. Proviamo a sollevare la benda. Eliminiamo tutti i nostri credo e le nostre convinzioni, come fossimo bambini che osservano e ragionano senza alcun preconcetto, come davanti ad un foglio bianco, immacolato. Il tema è mappamondo e qualche riflessione. Il primo modello di questo oggetto risale al 1491, l'anno prima della scoperta dell'America. È stato realizzato dal cartografo tedesco Martin Beheim e dal pittore Georg Glockendon e in tedesco si chiamava Erdapfel, ovvero mela terrestre. Non venite a commentare che il primo mappamondo è il globo di Crates di Mallus che risale a 150 anni prima di Cristo, perché non esiste nulla di tutto questo se non questa immagine dove si legge «come immaginato da un artista del XX secolo». Dal VI secolo prima di Cristo, vale a dire quando i primi filosofi greci avevano accennato ad una terra sferica, al 1491, sono passati più di 2000 anni. Possibile che in questi 2000 anni nessuno abbia mai ideato, pensato o creato un globo della Terra in tutto questo tempo? Desidero leggere un paio di trafiletti di quello che si trova online. Il mappamondo festeggia 530 anni. Significa che non esisteva alcun mappamondo prima del 1491. Storia e curiosità dell'oggetto d'arredamento per eccellenza. Dell'oggetto d'arredamento per eccellenza. Pensavo fosse uno strumento didattico, geografico. Il mappamondo è un oggetto unico e strepitosamente affascinante. La rappresentazione del globo terrestre, che sia realistica o reinterpretata dalla fantasia di un artista, ha suscitato sin dall'antichità grande interesse e passione. Qui c'è qualcosa che non quadra. Ha suscitato sin dall'antichità grande interesse e passione. Ma se è stato inventato nel 1491, come ha fatto a suscitare interesse e passione fin dall'antichità? Ma altri globi dal 1491 esistono? Pare di no, perché ancora non era stata divulgata la rivoluzione astronomica copernicana iniziata nel 1543. Questa è una pagina che raccoglie 40 mappamondi dal 1775, come questo che è un modellino da tasca, o questo del 1831, ma è un globo del cielo. Ecco due globi del 1833. Uno è un globo del cielo e uno delle terre conosciute allora. Scrivono che i mappamondi comuni del XVIII secolo sono paragonabili al mappamondo della regina Anne, realizzato da Rep Logle, che è ancora un bellissimo pezzo apprezzato oggi. Questa che vediamo è una ricostruzione, ma quello della regina dov'è? Quindi i mappamondi rari risalgono sempre a cavallo fra la fine del 1700 e l'inizio del 1900, proprio come tutti i teorici che hanno divulgato le teorie che sostengono il globo. Sarà un caso? Fra le varie ricerche sono approdato sulla pagina Storie di Rep Logle, l'azienda storica che fabbrica il mappamondo dal 1930, ma sui giornali storici dal 1700 al 1930 non ho trovato nessun mappamondo a forma di globo. La prima pagina è da The Evening Star del 25 settembre 1930,
che mostra un globo poggiato sopra una scrivania col sostegno in legno come nota decorativa. Poi si arriva fino al 13 dicembre 1933 per vedere la prima pubblicità del globo in occasione delle feste natalizie con le varie grandezze e i vari prezzi. Ovviamente si legge globo geografico educativo così come decorativo. Nello stesso giorno del 14 dicembre 1934 The Evening Star pubblica la promozione di un globo col diametro di 9 pollici, 22,86 cm, al prezzo di $1.69, mentre su Waterbury Evening Democrat, lo stesso giorno per la promozione della settimana della radio, il globo a soli 5 dollari. Siamo nel 1934 e promuovono radio e globo. Volete sapere perché? Perché nel 1901 Marconi stabilisce un collegamento transatlantico via radio e l'anno successivo, nel 1902, scrivono che le onde elettromagnetiche si propagano solo in linea retta, almeno in un mezzo omogeneo. Per spiegare come i segnali radiotelegrafici emessi da Marconi siano riusciti ad aggirare la rotondità della Terra, Heaviside in Inghilterra e Kennedy in America immaginano, sì, hanno scritto immaginano l'esistenza ad altissima quota di strati riflettenti per le onde radio, gli strati Kennedy-Heaviside. Ecco un altro tassello per giustificare il globo. Ma andiamo avanti. 30 gennaio 1935, The Evening Star, altra pubblicità del globo come l'anno precedente. 17 settembre 1939, The Sunday Star a soli 98 centesimi, la Terra Globo, modello per scrivania, e l'Atlante enciclopedico, il libro dell'universo, nella pubblicità del Si torna a scuola. Si tratta dei primi semi piantati per la massa che riguardano la mossa della diffusione del globo e dello spazio, ma che subisce uno stop a causa della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, dopo 14 anni, si arriva fino al 12 ottobre 1953 con The Evening Star che torna alla promozione per gli insegnanti. La stessa promozione della banca of Silver, sempre da The Evening Star, si ripete il 9 novembre dello stesso anno, 1953. Il 29 luglio 1958 viene fondata la NASA e l'anno successivo The Sydney Herald del 25 novembre 1959 pubblicizza un piccolo globo alto 12 pollici, 30 cm e mezzo, a $1.33. Il 29 novembre 1959, sempre The Evening Star promuove il globo da $14.95 a $150. Ma cosa bisogna fare per incrementare la diffusione del globo? Semplice, la scuola. Infatti, sempre The Evening Star del 15 agosto 1960, ecco la nuova propaganda con un mappamondo enorme approvato dagli insegnanti per iniettare il globo nella mente non solo dei ragazzi ma anche dei genitori. E sempre The Evening Star del 19 settembre rinforza la dose con lo speciale globo da 14 pollici. Siamo arrivati agli anni della vendita porta a porta del globo, come visto nel video Il venditore di mappamondi. Il resto è promosso con l'avvento delle televisioni di tutto il mondo che ad ogni telegiornale, come ancora ad oggi, promuovono il globo insieme a quasi tutte le case cinematografiche. Una volta radicato, come credo fin da piccini, nelle nostre menti, come potreste mai scoprire che è tutta un'invenzione? Eppure, basta liberarsi dal credo di quanto ci è stato iniettato, perché sono riusciti a convincerci che le nostre percezioni naturali sono farlocche, mentre le loro menzogne sono verità. Stanno nascondendo la verità della realtà della nostra vera vita. Buone ricerche. Dino